bene cari amici, è il secondo video di questa giornata, consueto video dedicato alle pagelle della partita scialba di ieri sera. E vado subito al dunque. Maximiano, la cattiveria mi porterebbe a dargli un 4. Poi però cerco di essere il più equilibrato possibile. Massimiano 4 e mezzo. Non si può fare quell'errore in Serie A, non si può fare un errore totale di valutazione. Posso capire tutto, posso capire che è un po' arrugginito perché non gioca da tanto tempo, ripeto, posso capire e comprendere tutto, ma non si può. Quell'errore è non si deve fare. 4 e mezzo. Lazzari 5. La sensazione è che Lazzari, quando non gioca con continuità, perde ritmo. E ieri forse ne abbiamo avuto la dimostrazione. Affonda poco, difende male, 2 o 3 volte sbaglia le diagonali, le marcature. Insomma, un Lazzari fuori fase, assolutamente fuori fase. Dall'altra parte Marusic 6. Partita come al solito fatta di fisicità, di grande intelligenza tattica, grandissima intelligenza tattica. Un Marusic che marca bene l'uomo e nel secondo tempo ci fa davvero gridare al gol, sfiorando per pochi centimetri il pareggio, che ripeto sarebbe stato meritato per quello che la partita mostrava, perché nessuna delle due meritava di vincere a pochi minuti dalla fine. Quindi Marusic il suo 6 se lo prende sempre. Patrick, qualcuno gli ha voluto dare la colpa anche a lui per un contributo di colpa in occasione del gol subito, non sono per niente d'accordo. Patrick in quel frangente, per me, per il mio modo di intendere il calcio, fa il suo. Per il resto gara di normale amministrazione, 6. 6 pure per Romagnoli, anzi Romagnoli tenderei quasi al 6 e mezzo, perché soprattutto nel primo tempo, ragazzi, fa 2 o 3 chiusure davvero belle, importanti, molto importanti, che però nell'arco della partita guadagnano poca visibilità proprio perché sembrano avere poco peso. Invece Lazzari davvero Romagnoli davvero ha fatto 2 o 3 interventi di pregevole qualità, quindi diciamo 6 e mezzo Romagnoli. Cataldi 5. Ragazzi, Cataldi non appena si alza il livello dell'avversaria, sistematicamente Cataldi sparisce dal gioco, è anonimo. Ieri era proprio palese una cosa che dava, scusate Romagnoli abbasso il voto 6, poi vi dico perché, dava proprio la sensazione di scaricare la palla a Luis Alberto per dare lui le responsabilità di impostare il gioco. Proprio davvero ieri Cataldi proprio una partita scialba 5. Vesino impalpabile, ragazzi. Vesino da quando è tornato dal mondiale, io capisco tutto da quello che si dice, è un giocatore che sta sotto shock per l'uscita prematura dal mondiale della sua nazionale, però caro mio, sono passati 2 mesi, mo basta, rimettiti in moto, perché insomma c'hai anche da portare avanti e a conclusione in maniera dignitosa la tua stagione. Davvero Vesino poca roba, poca incisività, una partita statica, davvero male 5 in pagella. Luis Alberto, ecco perché ho abbassato il voto della prestazione di Romagnoli. Non gli posso dar 7 in una partita del genere a Luis Alberto, quindi siccome ho deciso che lui è il migliore in campo della Lazio, devo per forza di cose abbassare il voto a Romagnoli. Ragazzi, Luis Alberto è il migliore in campo, è quello che è l'unico che cerca di dare un po' di verve al match, viene a prendersi palla, come detto poco fa Cataldi gliela dà perché si appoggia completamente a lui, prova a fraseggiare, apre il gioco, scuote i suoi, è l'unico che alza la voce con l'arbitro perché quando vede cose non giuste, è l'unico che sembra avere davvero fame. 6 e mezzo, predica da solo. Andiamo all'attacco. Felipe Anderson non fa nulla, ragazzi. Felipe Anderson per lui una gara anonima, molta diligenza tattica, su quello sì, però per il resto, ragazzi, un 6
non fa né caldo né freddo, ecco. Zaccagni 5 e mezzo, parte benino, è un 5 e mezzo che in parte do anche per colpe non sue, perché Zaccagni non sta bene, ragazzi, eh. Tra l'altro Zaccagni continua a prendere, a non essere tutelato, prende una marea di calci tra Firenze ieri con Quadrato che lo ha preso letteralmente a calci, è davvero brutta la cosa che Zaccagni sta subendo in queste due partite, davvero brutta. Capisco che il calcio è un gioco maschio, però insomma fischiami i falli, ragazzi. Zaccagni sta, se vi rivedete la gara con la Fiorentina, la gara di ieri, Zaccagni le botte che sta prendendo, è sicuro oggi in si allena Zaccagni, ma mi ci gioco tutto, mi ci gioco tutto, Zaccagni non si allena, sono sicurissimo. Poi Immobile 4 e mezzo, ragazzi, io devo capire, in questo influirà molto anche la pagella che darò a Sarri, io devo capire con quale logica ha giocato Immobile dal primo minuto. Ieri Immobile doveva entrare a gara in corso, fare uno spezzone di partita per mettere ulteriori minuti nelle gambe e basta, non puoi partire con Immobile titolare, questo Immobile titolare, ragazzi, improponibile, ha fatto uno stop che praticamente era un retropassaggio al portiere, non ci mette niente, spento ragazzi, davvero spento sotto tutti i punti di vista. Di quelli che sono entrati nella ripresa, nessuno ha richiamato la mia attenzione, se non un bel 4 a Milinkovic che continua letteralmente a camminare in campo, giocatore indietro anni luce nella condizione fisica, e entra solo per una cosa, ecco perché anche Luis Alberto l'ha presa bene, perché Sarri in maniera molto chiara a Luis Alberto quando è uscito gli ha detto: sono costretto a togliere te e mettere Basic e Milinkovic, perché con Basic metto una toppa al centrocampo e Milinkovic lo sposto avanti, appunto a fare l'attaccante. Luis Alberto ha accettato tranquillamente le motivazioni del mister, e ci mancherebbe, aggiungo io. Milinkovic 2 volte si è affacciato in area di rigore, 2 contate, male. Sarri 5, primo perché secondo me nel discorso del turnover ha sbagliato il tipo di turnover, doveva partire Felipe Anderson all'inizio e solo dopo subentrare Immobile. E poi onestamente non ho capito, posso capire perché hai messo Milinkovic anche se sta poco bene per i motivi tattici che vi ho spiegato poco fa, però onestamente, caro mister, mi devi dire perché Luis Alberto l'hai tolto. Ieri Luis Alberto se la doveva giocare tutta, perché era l'unico della Lazio che stava dando una scintilla alla squadra. Do anche un'ulteriore colpa, io mi rendo conto che Maximiano lo ha bocciato, però lo deve far giocare, se non lo fa giocare nelle partite di Coppa Italia, quando lo faccio giocare? Chiaramente è questa la motivazione del tecnico, che ci può stare, però dico la verità, Sarri ha sbagliato formazione e intervento in corso d'opera nella partita di ieri.